Beh, mi sono veramente commosso, guarda, è più difficile fare questo evento che il lavoro che ho svolto per circa 40 anni. Beh, no, fa una serata davvero emozionante e la sua scelta di vivere nell'ombra parte dalla sua infanzia. Quando ha deciso che sarebbe diventato questa persona? Beh, guarda, intanto grazie a voi, è stato emozionante anche per me, perché in un paesino di pochi abitanti, 10.000 abitanti, quelli che sono, insomma, trovare tutte queste persone mi ha fatto veramente piacere. Ma quando ho deciso, guardi, io ho trascorso un'infanzia difficile. L'ambiente dove ho vissuto l'infanzia mi ha aiutato moltissimo in questa scelta. Però avrei potuto scegliere anche di stare dall'altra parte, perché guardi, mi crede, in quel periodo lì era facile. Però grazie ai miei genitori sono riuscito a questa lampadina che mi si è accesa, questa spinta, attraverso degli episodi che mi sono accaduti a me e alla mia famiglia. E quindi ho deciso da quel momento lì di fare del bene, cioè aiutare le persone che ne hanno bisogno. E il carabiniere fa questo di mestiere, aiutare le persone che ne hanno bisogno. Ci ha raccontato un carabiniere attivo, quindi il vostro gruppo è un gruppo che agisce. Sì, noi operiamo e basta, non facciamo investigazioni. Noi veniamo chiamati quando c'è da risolvere una questione difficile, siamo addestrati per questo, non siamo dei fenomeni, ma siamo delle persone addestrate, dei professionisti che cercano la perfezione, e veniamo impiegati, chiamati e risolviamo. Certamente cerchiamo sempre di risolvere senza sparare a nessun colpo, perché appunto il carabiniere non è un giustiziere, ma una persona, le ripeto, che aiuta la collettività. E quindi cerchiamo di, attraverso l'addestramento, di addestrarsi in modo tale che ciò accada, cioè risolvere le questioni difficili senza sparare nessun colpo. Però se ci costringono a combattere, combattiamo, ma solamente per difenderci. Noi Rambo non li vogliamo, ma vogliamo dei ragazzi che abbiano voglia di sacrificarsi, abbiano voglia di rinunciare a qualsiasi cosa pur di essere un operatore del GIS. Che cosa ha significato per lei vivere 40 anni nell'ombra? Vivere nell'ombra, si vive nell'ombra, sa perché? Per servire al meglio lo Stato, l'istituzione, la collettività. Perché basso profilo, nessuno ti conosce, quindi ti puoi concentrare tranquillamente sul tuo lavoro, su quello che devi affrontare, addestrarti in modo tale che riesca eccellentemente il tuo lavoro e che porti un sorriso a delle persone che soffrono. Una serata davvero entusiasmante ed è tutto esaurito, ve lo aspettavate? Ma sapevamo che questa cosa era una cosa particolare, interessante, però veramente la presenza di tutte queste persone ci ha veramente sorpreso. Fortunatamente ci eravamo anche preparati, diciamo la verità, con questa tensiostruttura ampliabile, e ci è andata veramente bene. Siamo veramente contenti, siamo felici che questa cosa, questo evento che abbiamo portato qui nella Valle Seriana sia veramente piaciuto. La vostra presenza sul territorio è costante non solo nelle attività di monitoraggio, diciamo, e di volontariato, ma anche con dei corsi che organizzate proprio sul territorio. Esattamente, sì. Siamo già al secondo corso di autodifesa femminile, grazie al nostro socio brigadiere Flavio Corrado, che sta tenendo questi corsi. Abbiamo sempre sold out veramente. Un prossimo corso che faremo, che riteniamo interessante, è gestire l'emergenza. Sarà un corso che faremo in due serate, dove interverranno sia i carabinieri, sia i vigili del fuoco, sia i sanitari, proprio per gestire l'emergenza proprio spicciola, veloce, se succede qualcosa in casa, cosa devo fare. Quindi crediamo che anche questo sia un corso importante e che serva, diciamo, a tutta la popolazione.